caso la NEP Edizioni. Milena Palumbo, l'ha detto Tino Sorino, è rutilianese, ma quanto impegno c'è dietro poi questo libro? Perché è una scommessa per una casa editrice, e una scommessa che va anche pensata, calibrata. Che cosa significa pubblicare un libro? E poi sulla propria città, insomma. Innanzitutto buonasera a tutti, scusate la mia voce, vengo da un'influenza. Quando noi pubblichiamo un libro, solitamente consigliamo agli autori di presentarlo nella propria città d'origine, perché è lì che nasce, viene pensato, viene scritto e viene un po' coccolato il libro. Beh, in questo caso l'onore è doppio, perché il libro non solo è presentato nella città di origine dell'autore, ma anche dell'editore in questo caso. Sì, è vero, siamo una casa editrice di Roma, qui in sala è presente anche l'editore Alessandro Cocco. Lavoriamo nel campo editoriale ormai da 2 anni, anche se la casa editrice nasce nel 2008. Quando abbiamo avuto l'onore di conoscere Tino, circa qualche mese fa, quest'estate, è stata proprio una coincidenza, perché ci siamo visti per la pubblicazione di un altro libro, proprio di una nostra amica comune di Rutigliano. Ed è stato lì il nostro portafortuna, diciamo. È stato un connubio, una sinergia che è nata subito e abbiamo voluto scommettere. E come mi chiedevi, effettivamente pubblicare un libro è una scommessa. Per una casa editrice oggi, dove la tecnologia, come veniva detto dal professore, è un qualcosa che va sempre avanti, continua a cambiare, ci sono nuove tecnologie informatiche o meno, il libro cartaceo però resta un qualcosa che non si può lasciare, non si può abbandonare. E allora la casa editrice NEP Edizioni cerca di avere questo doppio binario, i libri ebook e il libro cartaceo. E questa è la nostra scommessa. Ogni nostra pubblicazione viene fatta in questo doppio binario. E il libro di Tino, che effettivamente è un guardare al passato, un scoprire quella che è la memoria di Rutigliano, tutto quello che appartiene alla società, alla storia, alla cultura, è appunto uno sguardo indietro. Però quando noi abbiamo voluto scommettere su questo libro, abbiamo pensato anche al futuro, abbiamo pensato a quando i nostri figli o noi stessi sfoglieremo quel libro, e sarà un valore immenso e vasto. È per questo che voglio ringraziare in primis Tino per tutto il lavoro che ha fatto, perché vi garantisco, dietro un libro c'è un lavoro immenso da parte dell'editore e da parte dell'autore, ma in questo caso non si tratta solo di scrittura, lettura, correzione e quindi di passione minuziosa. In questo caso si tratta di una vera e propria ricerca e catalogazione, come diceva lui. Tutto quello che è stato racchiuso in queste pagine, però, non poteva prendere vita se non grazie anche al lavoro immenso che ha fatto Mario Laforgia, che praticamente è stato il nostro braccio operante, perché il libro di fatto è stato impaginato e curato graficamente interamente da lui, quindi mi fa piacere ringraziarlo in questa sede. Noi abbiamo avuto l'onore di pubblicarlo, di stampare queste prime copie che spero potranno essere presenti in ogni casa, perché effettivamente è un dono, è un regalo, come ci dicevi, no? E questo è quello che deve restare di questo libro, un dono prezioso, perché lo è un contenuto storico che non va perduto, ed è, penso, sia l'intento con cui Tino ha raccolto il tutto. Già mi chiedono un secondo volume, io sto dicendo che è in preparazione, perché molto materiale manca, ma con calma, Mario un po' restio. Tino Sorino sta per darsi ammalato, sì, anche lui con l'influenza, non qualche settimana, un po' esattamente, diciamo. Voglio solo chiudere sottolineando la mia emozione nel presentare qui oggi questo libro. Non è la prima volta che lavoro con autori di Rutigliano. Abbiamo aperto una collana scientifica sulla chimica con Vito Gallo, abbiamo pubblicato il libro di Maria Grazia Rossi.
Però questa è la prima volta che ho l'onore di presentare qui un nostro libro e guardare nel pubblico non occhi di persone sconosciute, ma la mia famiglia, persone che mi hanno cresciuto, i genitori di mie amiche con le quali praticamente ho vissuto. E questo è veramente un'emozione unica e quindi volevo ringraziare anche tutti voi qui presenti. Bella testimonianza, molto partecipata ovviamente, visto che Rutigliano è il suo paese d'origine, e noi proseguiamo con un nuovo intermezzo musicale questa volta.